21 novembre 1916. Muore Francesco Giuseppe, ultimo imperatore della dinastia d'Asburgo. Incoronato all'età di 18 anni, governa per circa 70 anni. La figura del sovrano d'Austria e Ungheria viene oggi riconosciuta come uomo di pace, costretto suo malgrado a difendere l'onore del suo impero. La vita privata e familiare di Francesco Giuseppe poi è molto travagliata. Sposatosi nel 1854 con la cugina Elisabetta, l'indimenticata Sissi, il matrimonio sarà molto sofferto, con la conclusione tragica dell'assassinio dell'imperatrice a Ginevra il 10 settembre 1898 da parte di un anarchico italiano. Il fratello di Francesco Giuseppe, Massimiliano, viene ucciso nel 1867 in Messico e il figlio Rodolfo, erede al trono, si suicida a Meierling nel 1889. Anche Francesco Giuseppe continua a crescere agli occhi degli storici. Non è più il carceriere delle patrie. Nessuno in fondo aveva fatto tanto, si dice, per far uscire le etnie dal non tempo della natura, per farle entrare nel ciclo distruttivo della storia. Non più un mediocre, ma il primo impiegato dell'impero su cui si modellavano tutti gli altri. La sua immobilità non sarebbe stata dovuta all'appannamento della vecchiaia, ma a un preciso quanto sofferto disegno. L'immobilità di Francesco Giuseppe vista insomma come garanzia del male minore, quando il disordine cominciava già a minare la vecchia patria del possibile e del diverso. Secondo gli esegeti odierni, gli imperi cadono, il Messia è falso. Lo sfacelo della Mitteleuropa diventa una parabola delle lacerazioni e della solitudine dell'uomo moderno strappato da tutte le radici.